Ciao Ninetti, bentornati in un nuovo video spacchettamento di un ordine molto molto bello che non vedevo l'ora di ricevere, è davvero troppo troppo bello. Ho scoperto qualche mese fa questo negozio su Etsy che si chiama Sparkly Treasure Shop. L'ho scoperto essenzialmente perché ero alla ricerca di glitter ovunque per le mie creazioni in resina, per le mie creazioni in fimo, glitter che non trovavo da nessuna parte al mondo, e al che ho detto beh, li vado a comprare online su Etsy, anche se arrivano dall'Inghilterra, magari fa niente. E invece, a mia scoperta, ho trovato su Etsy questo negozio italiano che spediva da Roma, che si chiama Sparkly Treasure Shop. E niente, appena l'ho visto sono impazzita, in realtà l'ho fatto da qualche giorno l'ordine, perché mi è arrivato in un giorno, cioè l'ha spedito il giorno dopo, mi è arrivato, fantastico. Quindi il tutto in 3 giorni, ecco. E perché essenzialmente avevo il carrello pronto da secoli, ma non sapevo mai quando decidermi a fare l'ordine. Ma ho deciso, ho preso un sacco di cose bellissime e adesso lo apriamo insieme e vi faccio vedere tutte le meraviglie che ho preso e che vedrete usarmi già molto molto ops velocemente nella resina. Quindi lo vado ad aprire e torno da voi. Allora, vediamo tutto quello che ho preso. Qui c'è un foglio, credo sia la fattura. Ok, vediamo, non ci sono scritti i prezzi, quindi non vi posso dire i prezzi. No, non vi posso dire i prezzi, però sì, ed è Etsy, questo è il negozio, Sparkly Treasure Shop, quindi lo trovate scrivendo essenzialmente così su Etsy, ma non vi preoccupate perché io il link del negozio ve lo lascio nella prima riga nell'info box. E ora andiamo a vedere tutto ciò che ho acquistato. Oh mio Dio, non vedo l'ora di vedere tutto. Guardate quante meraviglie ci sono qua dentro, guardate. Comunque ho fatto un ordine con la spedizione complessiva di 40 euro, quindi ho fatto davvero un mega, mega, mega ordine, ma volevo e ci tenevo tantissimo. Questo è il loro bigliettino da visita, tutto sparkling, fantastico. Thank you for your purchase, hope to see you soon. Yes, absolutely yes. Ok, vediamo tutte le cose. Ah, qui ci sono dei regali, addirittura ci sono dei regali. Oh mio Dio, andiamo a vedere subito le cose allora che mi hanno mandato il regalo. C'è scritto gift proprio sulla bustina più grande. Allora, mi hanno mandato questo pigmento che sembra quello bianco interferenza blu, quello che a me piace un sacco. Dio, quanto è bello. Spero che cerco di posizionare bene la luce, ma spero che dalla videocamera si veda bene. Oh mio Dio, grazie, 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 grazie. Non so dove mettere. Mettiamole di qua le cose che vedo. Poi ci sono, oh mio Dio, che carine queste stelline. Spero si vedano, guardate, sono tutte di vari colori, arcobalenosi, bellissime, di varie dimensioni anche. Poi ci sono questi glitter qua. Oddio, quanto sono belli. Non mi aspettavo tutti questi omaggi. Questi qua giganti, quanto sono belli. Poi c'è questa confezione, che tra l'altro ne hanno tantissime, queste confezioni sono comunque molto molto piene, con questi qua, con questi colori iridescenti, e questo, oh mio Dio, questo è un blu misto oro, verde, petrolio, cioè guardate quante luci. Oh mio Dio, no, queste sono per le mie creazioni in fimo, assolutamente, le mie sirene, le mie fatine apprezzeranno tantissimo, quindi grazie, 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 grazie con tutto il cuore. E invece qui ci sono le prime cose che ho acquistato, che ora vi faccio vedere. Allora, usciamo tutto e vi faccio vedere un po' per volta, perché ho preso davvero, perché ho preso davvero davvero tante cose. Allora, ho preso questo pigmento qua che si chiama Holo Turquoise, sono 10 grammi e guardate, cioè guardate, oddio, non vedo l'ora di usarlo, no, non ve lo apro adesso perché tanto si vede anche da qua, non vedo l'ora di usarlo nella resina, cioè guardate, mio Dio, guardate il colore che fa, oh mio Dio, questa è, non lo so, vi giuro, è la cosa più bella del mondo. Poi c'è questo qua che si chiama Holo Aqua, Holo significa olografico, quindi questo qua è olografico con l'olografico turchese, e questo è l'olografico color acqua. Oh mio Dio, guardate che colori fa! Oh mio Dio, no, vi giuro, sono emozionatissima. E poi ce n'è tanto di prodotto, perché comunque sono 10 grammi. Magari, ecco, cercherò di trovare dei barattolini, di quelli che si chiudono, e cercherò di travasare il prodotto in quelli, anche se ho paura di disperderne troppo, perché in queste bustine credo che sia facile disperderne. Però, oddio, non lo so, non li ho mai provati, ci voglio provare. Oh mio Dio, no, guardate,
Sto impazzendo, vi giuro, sto assolutamente impazzendo, sono la cosa più bella del mondo. Poi c'è questo qua che è l'holographic silver, quindi l'argento olografico, guardate. Oh mio Dio, fa i colori dell'arcobaleno sulla luce. No vabbè, se nella resina escono così, io vi giuro che impazzisco del tutto. Ve lo tengo al contrario così si vede. E poi ho preso una polvere di mica, quindi un pigmento color acqua. Che bello, che bello questo, è un pigmento perlato tra l'altro, guardate quanto è bello, ops, bellissimo, anche questo qua è bellissimo, no vabbè vi giuro sono emozionatissima, ho preso delle cose davvero fantastiche. Poi ho preso questo qua che è il pigmento Spectra Flare, che è quel pigmento olografico particolare che si utilizza tanto anche sulle nail art, è un barattolino da un grammo e questo l'ho pagato davvero tanto perché costa 14 euro ma... vi giuro, lo volevo tantissimo perché al momento non so come farvi vedere qual è l'effetto. Magari vi faccio comparire adesso una foto qui. Ecco, dovrebbe venire così. E io voglio utilizzarlo non nella resina ma sulle code delle mie sirene, perché secondo me può venire una cosa assurda. Vediamo se aprendolo da sotto riesco a farvi vedere com'è il colore. Ah sì, forse un pochino riesco a farvi... guardate le luci che fa. Guardate. Oddio, oh mio Dio, ok, va bene. E questo voglio assolutamente utilizzarlo sulle code delle mie sirene, giusto proprio veramente utilizzarne pochino pochino per volta e non vedo l'ora di provarlo, non vedo assolutamente l'ora di provarlo. Poi ho preso questa confezione che ha un mix di tutti questi glitter, quindi di vari colori, che ora vi apro. Così ve li faccio vedere anche meglio. E sono sempre olografici, ma hanno praticamente è un kit, diciamo un set con tutti questi colori assieme, che a me servono per creare le squame delle mie sirene. E vedrete tutto molto presto perché ho reinventato un pochino le mie sirenette. C'è questo colore blu che va con le lucine molto molto anche al viola, bellissimo. Poi c'è il lilla barra viola. Questo che è la cosa più bella del mondo, sto color acqua, spero si veda perché con la luce davanti vi fa tante lucine, ma spero si veda il colore. Poi c'è questo qui, questo in realtà è più color acqua, questo invece era più sull'azzurro. Poi c'è questo che va sul turchese. Questo sul verde. E questo sul verde oliva. Quindi questo è stato tutto il mio mega assurdo ordine. Ho dei glitter ovunque, oh mio Dio, sono emozionatissima. Sono le cose più belle del mondo. Io acquisterò sicuramente ancora altre 1000 volte da questo negozio, perché ok che ci ho speso un bel po' per tutte queste cosine, ma sono veramente secondo me valide e belle. Ovviamente aspetterò di provarle nella resina, di scoprire con voi le creazioni in resina per capire se nella resina rendono come rendono anche nelle bustine, e a quel punto deciderò se in futuro fare altri ordini, ma credo proprio di sì perché comunque i glitterini, le cosine ma anche gli omaggi stessi sono veramente veramente fantastici. Quindi un mega abbraccio alla ragazza di Sparkly Treasure Shop, che è stata poi tra l'altro super dolcissima e ha spedito in modo veramente veramente stra veloce, perché vi ripeto, io ho fatto l'ordine 2 giorni fa, quindi 2 giorni fa ho fatto l'ordine, ieri l'ordine è partito, oggi l'ordine mi è arrivato, quindi assurdo. E quindi niente, io credo che comunque ricomprerò molto molto da loro perché... vi giuro, sono rimasta innamorata di tutto ciò che ho acquistato, non vedevo l'ora di poterli vedere dal vivo, è stato un acquisto veramente folle ma tanto bello. Quindi grazie a tutti voi per aver visto il video, io sicuramente vi farò sapere come risultano nella resina, magari vi faccio proprio una video recensione a parte dei loro prodotti provati uno a uno nella resina e anche ovviamente sul fimo. Quindi vi lascio al prossimo video e un bacione e ciao Rinetti!